Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, eccoci qua, siamo nel mese di maggio 2019 per la precisione. Come già dissi nel finale del video precedente, come aprile vorrei dividere il mese in due parti. Perché? Perché come vedete qua dal calendario, le partite che dovremmo fare sono parecchie, fare tutto in un video sarebbe secondo me una cosa troppo lunga e sotto certi punti di vista anche noiosa. Quindi, come già dissi e come ridico adesso, ho deciso di dividere il video in due parti. Come vedete le partite sono queste, perché ne faccio 4 e 4, perché sono 8, e salvo chiaramente magari partite che, non lo so, sbucheranno così dal nulla, perché non sempre, però ogni tanto succede, che magari boh, passi un turno e magari la partita è ancora stata assegnata ad un giorno e sta se vi, lo sto dicendo in generale, non per quanto riguarda noi e questa serie, insomma, questo mese. Comunque, come vi ho detto prima, le partite saranno queste quattro. Quindi io direi subito di smettere di chiacchierare. Ho fatto chiaramente una sorta di pregunta, una sorta di premessa. E niente, ora iniziamo veramente a giocare. Come vedete si inizia subito con un super big match, perché giochiamo contro il Chelsea in casa. Sì, dai, direi che, anzi spero soprattutto che ci si possa vedere un po' di differenza con le maglie. Vediamo un po' chi fa giocare, perché non tutti chiaramente sono in forma, nel senso, date le partite ci sono state, la vicinanza tra questa partita e quella precedente, chiaramente non tutti sono in forma. Allora, vediamo un po' cosa si può fare. Bailey, mettiamolo al posto di Dembélé. E Rashford al posto di Cardi. Guardiamo un po', si prova così, eh. Ed eccoci qua. Battono il calcio inizio all'avversario, giocano in notturna. A me sinceramente mi garba sempre, soprattutto quando le partite, almeno sulla carta, sono contro il squadrone, come questa volta è Chelsea. E niente, via, cerchiamo di iniziare al meglio questo video, in primis con i risultati, poi perché no, magari anche una bella prestazione. Via, si inizia bene comunque. Primo tiro, seppur non importa, del Chelsea dopo poco meno di 4 minuti. Via, mi chiedo, dai, giochiamo. Attenzione, dopo 27 minuti, un'altra azione a partita, la fa il Chelsea. Per ora è una partita abbastanza moscia, senza grandi cose. Vai Rashford, che ti sei girato abbastanza bene, Dio bonode. Va bene comunque, abbiamo beccato per la prima volta la porta. Vediamo ora se fai go. Dio bono, che cazzo, ha levato palla il difensore. Va bene, dai, siamo un pochino svegliati, è un po' tardi, però siamo un po' svegliati. Finisce così il primo tempo, 0-0. Come già dissi in un'occasione del Chelsea, per ora è una partita che ci ha fatto vedere poche emozioni, poche occasioni soprattutto. Speriamo che nel secondo tempo, come dico sempre ormai, le cose possano cambiare, magari per noi, ecco. Ma Bailey, io farei tirare di lì, infatti, bel tiro. No, Bailey in realtà parte ora ogni tanto. Quando la prende bene c'ha un buon tiro, sia di precisione che di potenza. Ai Embolo! Dio buono, peccato! Buona potenza, buona la potenza, bruttina la precisione, nel senso, tra la centrale, meglio. Sicuramente tirare l'angolata, guardiamo l'angolo. Ancora, vai Basue. No, via, si è fatta la palla. Vediamo se facciamo gol adesso, dai Rashford. Tira! Eccolo lì! Paolo! Dybala! La sblocca lui! 1-0 dopo 75 minuti. E andiamo! Era sicuramente a differenza del primo tempo nell'area il fatto che venisse fare un gol nella partita. Per nostra fortuna è successo a noi, nel senso, abbiamo fatto con noi. Comunque aspetta, Dio buono, sbagliato, devo farlo subito. Fatemi fare qualche cambio, anche se non so quando entreranno a questo punto. Sì, anche se è sbagliato faccio così. D'altronde purtroppo i giocatori sono questi, nel senso, la panchina è questa, perché ricordiamoci del buon Renato Sanchez, che dopo neanche un mese, dopo averlo preso, dopo neanche un mese
si è sbriciolato per ben 3 mesi. Quindi il centrocampo è quello che è. Attenzione, attenzione, guarda Rashford! Marco! Rashford, 2-0. Chelsea si è allungato troppo, nel senso è scoperto, giustamente manca poco più di 10 minuti, dice, proviamo a cercare di pareggiarla, troppo offensivi, dietro chiaramente lascia delle buche che meno male noi siamo riusciti a sfruttare. E andiamo, 2-0, non è partita abbastanza chiusa. Attenzione ancora Rashford. E guarda, Dio buono. Aspetta, prova da così. No. Attenzione, attenzione. Vai, Mauri. Vai. No, peccato, Dio. Vabbè, dai. E andiamo. Finisce così. Un bel, tra virgolette, 2-0. Almeno per... bello, perché comunque, almeno nel secondo tempo abbiamo fatto vedere un po' chi siamo, ecco. Primo tempo abbastanza bruttino. Vabbè, comunque dai, sicuramente una vittoria meritata e dai, si può dire, un buon 2-0. Adesso, signori, voglio guardare un po' la classifica, perché manca poche partite. Attenzione, attenzione, allora. Anzi, prima vado lì, lisciamo partita contro l'Est e poi vediamo la classifica. Ragazzi, non ci credo, non ci voglio credere. È tornato proprio lui, quello che ho prima nominato. Renato Sanchez, anche se di... dopo svariati mesi o sì, prima che recuperi a Modino, mi sa che dobbiamo passare alcune partite. Vabbè, io comunque sicuramente lo schiocco almeno in panchina e quasi quasi, se ha la resistenza sul verde, almeno gli ultimi 20 minuti lo faccio giocare più o meno. Vabbè, comunque è tornato, proprio nel finale. Pensavo, meno male, perché sinceramente pensavo tornasse a stagione finita o veramente proprio gli sgocci. Invece bene o male, forse maggio se lo fa. Comunque... vado alle chance. Come avevo detto prima, guardiamo la classifica. Allora ragazzi, per quanto ci riguarda, mancano 5 partite alla fine. Invece no, allora il Manchester, il City chiaramente, ne mancano 4, perché loro sono 34, noi 33. E ragazzi, sono 38 le partite da giocare in totale. Siamo a 7 punti dalla seconda e vincendo, guardando il City, guardiamo il Tottenham, vincendo potremmo andare addirittura a 10, quindi direi che siamo messi veramente alla grande. Per quanto riguarda invece il Tottenham, il discorso Tottenham, se sia noi che loro vinceremo, saremo a 8 punti da loro con 4 partite rimanenti. Quindi ragazzi, veramente, per quanto riguarda questo video non lo so, ma sicuramente se giochiamo così, se facciamo questi risultati qua, mi sa che vinceremo il campionato, lo dico, non mi frega niente se mi porto sfiga da solo, che possiamo vincere, vinceremo il campionato, possiamo vincerlo e mi sa anche con qualche giornata in anticipo. Vedremo, comunque, dai, giochiamo subito la nostra seconda partita. Come ho detto prima, contro il Leicester, ancora in casa, bellino, meno male, mi garba di più, tanto ormai l'avete capito. Allora, no, Sanchez, c'è il cerotto però è verde, quasi quasi. Allora, sì, a me ovvio, come no. E Eriksen è così. Cosa fa? Ma prima fa questo lavoro via. Vai, iniziamo così. Battono ancora una volta il calcio d'inizio all'avversario, stavolta però a differenza della partita precedente giochiamo di giorno, non giochiamo in notturno. Quindi. Via, speriamo che quest'ombra via non possa darci noia, perché noi sinceramente ogni tanto a livello visivo purtroppo me l'ha dato. Via, speriamo bene, speriamo di continuare con un'altra vittoria. Via, ha detto forte male. Vai Rashford! Primo tiro nostro. Eccolo lì! Marcus Rashford, di testa. Meno male, pensavo che il portiere uscisse e la prendesse, invece no. Al 13esimo, la sblocca lui. Ale. Con un cross sicuramente deviato di Williams. Come da più parti si diceva ad inizio stagione. Bella palla ancora nel mezzo. Dio buono. Che crossaccio. Che crossaccio per Rashford. Forte, forte. Forse se fosse stata data a modo, Rashford poteva fare doppietta. Sicuramente un attimo per noi. Attenzione, Cardino. Niente. Becca credo la porta, però non fa gol. Ma
Embolo. Eccolo lì, 2-0. Embolo. Su assist di Rashford. Ci mette sempre comunque in qualche modo lo zampino Rashford di gol, ultimamente. Bene così. 2-0. Cercando spazi. Gran tiro. Attenzione Dybala. Mi sa che andava in porta, almeno credo. Ah, fuori gioco. Comunque, indipendentemente dal fatto se andasse o no in porta, sicuramente un buon tiro. Bravo Dybalino, vale. Finisce così il primo tempo. Sicuramente, soprattutto anche, a differenza della partita precedente, un ottimo primo tempo il nostro, un buon primo tempo, forse ottimo è troppo. Siamo in vantaggio, per ora stiamo dominando nella partita. Lo stiamo gestendo bene, insomma, bene tutto. Iniziamo al secondo tempo. E poi probabilmente, visto così, ho dato un occhio alla stanchezza della squadra, poi probabilmente fra poco faremo qualche cambio. Eccoci qua, siamo arrivati al minutaggio, diciamo così, dei cambi. Allora, sì, bimbi, lo faccio rientrare, lo faccio già molto più a livello di minuti, anzi molto più, un po' di più di quello che avevo detto, dei minuti che avevo detto prima. Poi levo Dybala per mettere Eriksen e poi faccio anche così, metto Bailey al posto di Embolo e lo sposto sulla sinistra. Cercano di aprire la difesa avversaria. Mamma mia, proprio Renato Sanchez, ho detto va, lo faccio tirare così, non me l'aspettavo nemmeno io. Peccato, ha preso la traversa, il portiere immobile, Mamma mia, cosa stavo per fare Zuma? Ho visto Zuma mettere una gamba in aria e ho detto addio, mi fa con Zuma in rovesciata. Peccato l'ha presa male, l'ha mezza svirgolata. Eriksen, mamma mia, tiro di... E andiamo. Un'altra vittoria, seconda vittoria del video. Seconda vittoria consecutiva, ragazzi, non mi riesco a parlare. Mi mangio le parole clamorosamente, vabbè. Comunque, bene così, un buon inizio, almeno per ora. Adesso, se non sbaglio, dovremmo giocare la partita di Champions League, l'andata contro il Leverkusen. Come vi ho detto prima, nel finale della partita di campionato contro il Leicester, dobbiamo giocare contro il Leverkusen. Io, ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Per l'amor di Dio, magari a mia insaputa, dato che comunque è arrivata come noi nelle semifinali, magari Leverkusen di per sé sull'arte è la squadra qualitativamente più forte di tutte. Però io voglio dirvi una cosa. Il culo che abbiamo avuto per quanto riguarda il discorso Champions League, le squadre che abbiamo beccato, che con tutto il rispetto, almeno sulla carta, almeno nella realtà, perché poi non so, magari qui nei giochi hanno un prato che hanno ceduto. Cioè, guardate che quali sono capitate. Pronti via il Mönchengladbach, poi lo Schalke e poi Leverkusen. Vabbè, tutte tedesche, sono le stesse lì. Queste tre, quando in realtà magari poteva capitarci o il Bayern, il Monaco, chiaramente, il Barcellona, l'Arsenal, il Paris Saint-Germain, il Madrid, il Napoli, il Chelsea, la Juve, l'Atletico Madrid. Cioè, veramente, potevano venirci squadre straforti, invece cioè, abbiamo avuto culo, abbiamo beccato queste squadre qua. Vi dirò, vabbè, intanto vado alla partita. Sinceramente, da una parte un po' mi dispiace, perché magari mi sarebbe piaciuto più confrontarmi contro squadre che almeno a inizio gioco, perché poi non lo so, ripeto, magari che hanno adesso quelle altre, magari le percuse, ripeto, magari c'ha Maradona secondo per di, però mi sarebbe piaciuto confrontarmi contro squadre che almeno nel gioco qualitativamente all'inizio, almeno all'inizio, erano più forti. Vabbè, comunque, è andata così. Oh, tanto però guarda che c'è un attacco. Già, me l'ho ricordato. Ciao Clescione, è vero, lui è andato lì per tenerne uno, ecco, bene. Clescione è forte, FIFA. Anche un po' nella realtà, però mai vanta a FIFA. No, non si può sostituire nessuno. Diamo fiducia a Sanchez, che fra l'altro non c'è nemmeno il cerottino, quindi niente. Iniziamo così questa nostra semifinale di Champions League contro Leverkusen. Ed eccoci qua, giochiamo chiaramente in notturna, battiamo il calcio inizio noi stavolta e la partita inizia. Peccato, c'hanno il campo un po' sfatto, almeno il centrocampo è così. Vabbè, pace. Passa nel mezzo, vai Dybala! Paolo! Dybala! La sblocca lui! Subito all'inizio, quanti minuti? Vabbè, diciamo dopo 7 minuti.
E andiamo, comunque grandissima azione di Williams, ecco, dalla difesa è partito e ha fatto, no, tutto da solo, però ha fatto sicuramente dei movimenti importanti, dei passaggi importanti che poi per nostra fortuna ci hanno permesso di arrivare al gol. Buono così, grandi bimbi, bellissimo inizio. Attenzione, vabbè, era un tiro un po' molle, sicuramente non so dove andava a finire Dembélé, però comunque era un'azione, cioè era un'occasione più che altro. Cioè sempre Dembélé, stavolta no, stavolta non era affatto un tiro molle, però peccato ancora una volta con il suo solito troppo centrale, o quasi. Attenzione! Mamma mia! Paratona di Donnarumma! Con la gamba, nemmeno le mani. Eh sì. Proprio il gol dell'ex, che lescione. E fra l'altro era nell'area il gol del Borussia, il Borussia, del Bayern. Scusatemi. Peccato ha fatto proprio, cioè se proprio devo prendere gol, peccato che abbia fatto proprio che lescione. Comunque mi è rimasto nel cuore. Sia per quest'anno ma soprattutto per il precedente anno, l'altra serie. Mamma mia che azione, buttala dentro! No! Cosa ci siamo mangiati? Avevamo fatto un'azione veramente da, come usa lì, da manuale del calcio. Bello, di tutto di prima. Maremma, cane, peccato di. Finisce così il primo tempo, 1-1, è una partita abbastanza divertente comunque, perché ci sono per ora abbastanza occasioni sia da parte nostra che da loro. 1-1 il risultato, speriamo che nel secondo tempo possiamo riuscire a trovare un altro gol, ecco, perché secondo me almeno un pochino ce lo meritiamo. Vedremo, via. Vai Embolone, mettere in mezzo Icardi! Miseria. No, mamma mia, meno male l'ha tirata così, la Donnarumma l'ha presa. Cambio. Allora, Cardi infatti, immaginavo che fosse abbastanza stanchino. Si mette Rashford, poi si mette Bale al posto di Dembélé. E poi Basler al posto di Eriksen. Allora, Basler, CC. Sanchez CC, no bene, anzi la faccio così. Vai. Vai è lì! Dio buono, maledetta la miseria, oh! Si tira sempre troppo centrale, troppo centrale. Attenzione! Mamma mia, Leverkusen sfiora il gol sul finale. Finisce così, 1-1. Comunque ragazzi voglio dirlo. Ho fatto una cosa che sinceramente io ho sempre odiato. E di solito io non la faccio, la fanno gli altri ma io non la faccio. Ovvero il discorso che ho fatto prima della Champions League, poteva capitarci la squadra più forte, bla bla bla. Non bisogna mai, ma non è la nostra del giochino in generale, non bisogna mai sottovalutare una squadra. Fra l'altro Stevena è stata la dimostrazione, perché comunque posso garantire che il Leverkusen non gioca male, cioè quel chelecione maledetto tra virgolette. In attacco io non me lo ricordavo così forte quando ce l'avevo. Veramente, lotta tutti i palloni, è veloce, potenza, fisicamente c'è, è forte che lescione. Insomma, via, non dovevo sottovalutarla, ecco, infatti comunque è finita 1-1. Ci è andata bene sotto certi punti di vista. Comunque, avviamoci all'ultima partita del video. Allora ragazzi, come ho detto prima, questa sarà l'ultima partita di questo video qua. Almeno fatemi rivedere se è successo qualcosa. No, no, le partite sono rimaste uguali. C'è un però in questa ossa, c'è un però. C'è una ossa aggiuntiva, non è solamente una partita. Perché? Perché guardando la classifica mi sono reso conto che mancano 4 partite. E anche la seconda, che è il Tottenham. Il City non guardiamo perché a me il City è andato. Anche la seconda che il Tottenham mancano le nostre stesse partite, ovvero 4 partite, però ci sono 10 punti di differenza, quindi in palio con 4 partite, 4 per 3, 12, ci sono 12 punti. Se io dovessi vincere questa, indipendentemente dal risultato che può fare il Tottenham, noi abbiamo vinto il campionato.
Quindi diciamo che questa non è solamente una partita di campionato, ma bensì è una partita che può decidere le sorti, vabbè, in primis nostre, ma chiaramente del campionato in sé per sé. Quindi io direi di iniziarla e di partire veramente a bomba. Ragazzi, possiamo veramente, tra virgolette, chiaramente, fare la storia. Allora, eccoci qua. So che è una partita importante, ma è stanco morto. Voglio togliere castagne, sì, mettere castagne e togliere Williams. 1, 2, levo la porta e metto Zuma. E 3, do fiducia a Rashford, anzi, e faccio anche io sì, va, perché se non gioco mai, cioè diventa sempre dopo e poveri non se lo merita, non è male. Faccio giocare Bale al posto di Dembélé. Via, iniziamo. Dai ragazzi, io sono gasato, però voglio rimanere con i piedi per terra. Giochiamo di giorno, battono il calcio d'inizio l'avversario e dai ragazzi, possiamo, come ho detto prima, fare la storia. Tra virgolette, perché è un gioco. Via. Attenzione Rashford, attenzione Sanchez, la passa Dybala, tira Dybala, attenzione, attenzione, non per me era go questo qui, per me era go, dai De, via, si inizia a bomba, dai bimbi che vi vedo cari. Attenzione, mamma mia, per un momento pensavo entrassi, meno male mi sono sbagliato, riecco, di buono non l'ho vista, era la goal line technology. Ripeto, per me era gol. Comunque ragazzi, a parte l'occasione lì, poi non abbiamo fatto altro. No, no, no. Marca troia, porca troia. 1-0 Stock. Dai, si era partiti bene, bene. Vabbè, dopo l'occasione ci siamo subito spenti. Oh, oh, fra l'altro a fine primo tempo fanno gol. Finisce sì il primo tempo, appunto, con il gol dello Stock, in pratica. Bisogna un po' svegliarci, perché c'è una partita a modino, poi siamo se fa solo per l'occasione lì, poi basta, siamo morti, tra virgolette. Ci stanno mettendo parecchi paletti, bene, iniziamo il secondo tempo e speriamo che le cose possano cambiare. Dai, io voglio vincere il campionato, ragazzi. Vai Rashford, tira! No, palo fuori, palo e poi fuori. Lo farò! Lo farò ora! No, un'altra volta palo, ma si scherza! Vai Dybalino! Fai gol meno te! E invece nemmeno te fai gol! No! 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 Porco, ma perché ha fatto quella zotta lì? Chi è? Chi era Zuma? Chi era che ha fatto passare così? È andata a vuoto clamorosamente. 2-0 Stoke, ecco, volevo fare anche ambe, me lo sono dimenticato. Cioè, mi sono scordato di pigiare in pausa, via. Facciamo il cambio adesso, anche se qui le entreranno ce l'hanno poco più di 10 minuti. Allora, vabbè, si mette Bowser al posto di Eric, si stava Dybala perché è quello più stanco fra due attaccanti. Poi si mette Dembélé al posto di Embolo, vai. Occhio, cerca l'area di rigore. Farò go, farò go. Oh, Rashford 2-1, andiamo di, cerchiamo almeno di pareggiarla questa partita. Dai, proviamoci. Sfrutteranno questa occasione. C'è spazio per andare. Attenzione! Attenzione Bailey, tira! Tira! Eccolo! Eccolo! È fuori gioco! No, non è fuori gioco! Da due Bailey di groffone! Andiamo di! Andiamo! Dai, si prova a vincere, dai, De! No, peccato, De! Era partita card, non so se poi la prendesse il pallone o meno. Comunque, per come è andata la partita, ringraziando il cielo, si è pareggiato. Però, porca miseria, bisognava vincerlo. Io voglio rivedere però il gol di Bailey. Si può rivedere? Un attimino, scusatemi, Azioni salienti, non voglio vedere ancora di Bailey, dov'è? Eccolo lì. Cioè, questo va, va a tirare, il pallone rimane lì, tira chi è? Zuma, Bailey di groppone fango. Ma dai. Vabbè, però bisogna vedere ragazzi, perché se Tottenham dovesse aver perso o pareggiato, dovremmo aver vinto ugualmente lo scudetto. Guardiamo un po'.
No, al Tottenham manca sempre una partita, quindi è ancora tutto da decidere. Anche se in realtà l'Arsenal vedrà vincendo ha dato 9 punti, quindi a regola 9 punti sono l'ultima, cioè sono gli ultimi punti rimanenti con le 3 partite. Quindi diciamo che a regola non dovremmo aver vinto ancora lo scudetto, anche se il Tottenham dovesse perdere a regola. Comunque adesso siamo arrivati qua, siamo arrivati alla prossima partita, ovvero il ritorno di Champions League, della semifinale di Champions League, però come avevo detto prima, dividendo il video in 2 parti, la partita con lo Stoke era l'ultima partita di questo video qua. Quindi, allora, è stato un video, questo qua, che ci ha permesso di andare avanti, diciamo, sì, nella nostra stagione, ma comunque nei nostri obiettivi, perché nonostante tutto abbiamo pareggiato fuori casa la semifinale, l'andata della semifinale Champions, quindi sulla carta almeno siamo per ora un pochino più in vantaggio rispetto all'avversario, perché pareggiando passeremmo noi, pareggiando 0-0 chiaramente, passeremmo noi al turno successivo, ovvero alla finale, e poi in campionato, vincendo le prime 2 partite, abbiamo fatto sì che se la prossima partita dovessimo a regola addirittura solamente pareggiarla, salvo il risultato del Tottenham, non lo so, però sicuramente vincendola, forse anche pareggiandola, vinceremo lo scudetto. Peccato, perché potevamo vincerlo con l'ultima partita che abbiamo fatto, ovvero con la fuori casa in trasferta contro lo Stoke, però purtroppo siamo stati dei brodi e l'abbiamo per miracolo solamente pareggiata. Comunque dicevo che questo video qua ha fatto sì che i nostri obiettivi barra i nostri sogni possano sempre più avverarsi, ecco. Comunque, come vedete già dalla prossima partita, ovvero quella contro il casa, il ritorno, mi sto un po' pinando, il ritorno contro lo Scia, sì, contro il Leverkusen, Madonna, sveglia, Simo. Il prossimo video inizierà appunto con una partita bomba, partiremo subito a bomba, perché vedremo se scopriremo se riusciremo ad andare in finale di Champions, e poi oltre a questo sicuramente nel prossimo video scopriremo quale sarà la nostra sorte per quanto riguarda il discorso scudetto. Lo vinceremo? Lo vinceremo con qualche partita in anticipo? Lo vinceremo sul finale con l'ultima partita? Non lo vinceremo proprio, chi lo sa, chi lo sa. Io credo che probabilmente l'andremo a vincere, però non so come. E poi appunto eventualmente a passare, se dovessimo passare il turno, sarà la finale Champions League. Poi a regola c'è, cioè, sì, questa finale di FA Cup, sì, mi sono scordato di farvela vedere all'inizio video quando dicevo della divisione del Messi. Comunque, lo Sabona sarebbe questa, vince questa, cioè vince questa, passa il turno, quindi giocare una partita, vincere questa, così vinciamo lo scudetto, non giocare queste due ma simularle, vincere eventualmente la finale di Champions e poi vincere l'FA Cup. Ho detto sì, se mette caso la finale Champions dovesse venire fuori prima della partita di FA Cup, altrimenti vincere toa, mettovi, vincere la finale di Champions. Così si fa, non il triplete, perché il triplete sono 3 coppe comunque, ma bensì, non so come si chiama, insomma, si vince 4 competizioni, via, così si va anche oltre l'obiettivo da me massimo prefissato durante la stagione. Beh ragazzi, detto questo, credo di aver detto tutto e credo di averlo detto in maniera adeguata, no, adeguata no, in maniera comunque completa, adeguata no perché mi sono parecchie volte impappinato. Comunque resta di fatto che nel prossimo video, che sarà a regola l'ultimo, vedremo quali saranno le nostre sorti per quanto riguarda tutte e 3 le competizioni rimaste, ovvero campionato, Champions e FA Cup. Via, detto questo, niente, vi aspetto. Video importante, il video finale credo dell'anno, se dovessimo vincere il campionato a regola. Via, detto questo, niente, vi aspetto, ciao.